ancora insieme per un'altra puntata di Ottava Nota, sempre con Richard Benson. Una vita al servizio della musica. Appunto, da jazz al rock, al heavy metal, al funky, al blues, alla musica rock italiana presa in considerazione negli ultimi tempi. Tanti ammiratori, alcuni per l'attività musicale. Risulti i suoi concerti prima dell'epoca Pollo. Era veramente una straordinaria, una carica. La chitarra niente, non sta sempre. Non potevo. Tanti si sono divertiti invece in altro modo. Voi non avete capito un cazzo, nel senso che siccome ho le dita tutte appiccicate dalla robaccia che mi avete mandato addosso, c'ho tutto appiccicato e mi si sta mettendo il prettro, che è già rovinato di per sé, in mezzo alle unghie appiccicate da una colla estrema. Che con il nuovo secolo hanno trovato vie più creative e meno pericolose per esprimere il loro dissenso. Da lanciarli. Sì, da lanciarli. Non ho portato il cibo da lanciare, quindi è concettuale. Sì, è concettuale, è diversa. Sì, la teoria è diversa. E tanti altri estimatori del suo personaggio televisivo. Mi spavento! Voi mi dovete spaventare! Voi mi dovete spaventare! Come del metallo! Ma questi sono i 5 momenti in cui Richard Philip Henry John Benson è uscito dal personaggio. Prima di continuare, assicuratevi di aver premuto il tasto di iscrizione per tante nuove top 5. Ascolta, sei riuscito a sentire l'ultima canzone di Neck? No. No. No, non sento molto, io sento più altre cose. Roba italiana non l'ascolti per No, me. L'ascolto tutta normalmente, Neck non l'ho sentito però. Neanche Alex Britti, che devo ancora sentire il disco nuovo. Su Alex Britti hai un po' più di fiducia però. Beh, è un grande chitarrista. E di Neck invece cosa mi dici? Quella vecchia Contromano l'hai sentita, sì. Bravo, è molto bravo il chitarrista suo, che è un amico mio, Massimo Vanini. Ah, complimenti. E come testi invece cosa ne pensi? Bravo, è anche un ottimo bassista Neck, tra l'altro. No, i testi, dicevo, delle canzoni. I testi non lo so dell'ultimo, lo dovrei sentire. Ah, ok, bene. Però lo trovo una via di mezzo tra tanti. Non so quanto ha venduto l'ultimo disco e non mi interessa. So solo che è sicuramente superiore vocalmente e tecnicamente ad altri. Suona bene il basso, ha un ottimo chitarrista Massimo Varini, c'è una conoscenza musicale abbastanza notevole che altri cantanti hanno sotto zero, per cui a me Neck piace, devo dire. Poi me lo ricordo quando faceva parte di quel gruppo insieme a, ti ricordi, della come si chiamavano quelli là che dovevano fare una specie di nuova scuola cantorum, ti ricordi? Ah, okay. Ti ricordi? I gatti di qualcosa, e da ognuno di loro diventò poi un personaggio, sì. Però l'unico personaggio a resistere e ad insistere fu proprio Neck. Okay. Quindi bravo Neck. Bravo Neck, sì. Bella Contromano, la sua canzone. Sì. Minuti! Hanno aspettato, avete capito? Scatta! Hai scattato! D'accordo con noi. Sono spazi sponsorizzati, i miei ad esempio, capisci? Però se il personaggio vuole, funziona, che porta audience, che porta eccetera, ti lasciano libero, è chiaro. Se non porti un c***o, capisci? E quello è il discorso. Non è più il coso, mettersi il trucco, la cosa, dire queste gestualità finte di gente che non ha vissuto. Noi siamo gente che ha vissuto la vita, che ha sentito il sapore della vita, che è passata attraverso il dramma, il dolore, le gioie, siamo passati da un accesso all'altro. Guarda, adesso fermiamo tutto un attimino. Allora, vi racconto sta storia. Allora, mia zia c'ha un cane in Inghilterra, no? E vicino a mia zia abita un signor Jones, che c'ha un coniglio. Sentite questa storia, è vera. Questo cane e questo coniglio diventano molto amici e giocano sempre insieme, per tanto tanto tempo. Una mattina, presto, alla porta di mia zia bussa il cane con la zampetta abituata.
è abituato il cane a fare così. Mia zia apre e vede il cane che c'ha questo coniglio in bocca morto. Dice, come faccio adesso? Col signor Jones. Questo è affezionato a sto coniglio. E il mio cane l'ha ammazzato. Pensa che ripensa, il signor Jones va al lavoro, ma in Inghilterra si usa nei posti, perché loro abitano a Dover, mettere la chiave di casa o sotto il tappetino o sopra una cosa, una trave di legno, eccetera, eccetera. Allora lei pensa, io rimetto il coniglio in gabbia dal signor Jones. Così lo trova morto in gabbia, non sapeva che fare, era stata presa da così, dalla paura di fare una grossa figuraccia, no? Ecco. Allora, aspetta, mette il coniglio in gabbia. Quando rientra il signor Jones, mia zia sente un urlo. Ah! Un urlo agghiacciante. Mia zia va chiaramente nella casa del vicino. Signor Jones, cosa è successo? State a sentire. Dice, è successa una cosa terribile. Io mi sono alzato alle 4 di stamattina perché mi dovevo andare a preparare per andare a lavorare, per prendere il treno per arrivare a Londra, e ho trovato il coniglio morto nella gabbia. Allora che cosa ho fatto io? Sono andato in giardino a seppellirlo. Adesso questo coniglio morto è ritornato nella gabbia! Cioè, morale della favola, se non ci siete arrivati, il cane aveva visto che il signor Jones metteva sottoterra il suo amichetto. Il cane, appena se n'è andato, il signor Jones ha cominciato a scavare una buca per riprendersi il suo amichetto e se l'è messo in bocca, poraccio. Avete capito? Succede anche questo nella vita. È una storiella che non c'entra niente con la musica. Ritorniamo a noi! Prima di rivelare la numero uno, ecco a voi qualche momento degno di nota. Le poche rockstar al mondo ad essere completamente astemio. Ciao da Richard Benson. Ehi! E adesso hai paura? Ho paura forse di morire, ma neanche tanto in fondo. Neanche tanto in fondo. Non ho più paura di niente. Sono Richard Benson e volevo dire che sto chiuso a casa, però sto molto bene di salute. Perché molti pensano che sto male, mi chiamano, come stai, ma io sto benissimo, come vedete. Ultimamente mi è venuto in testa questo titolo, Cinzia ha scritto le parole e io la musica. Si chiama Ricordi da bruciare. Grazie a tutti, ciao da Richard. John Henry Benson. Ciao a tutti. Devo dire una puntata particolarmente bella quella di questa sera, tantissime novità come sempre in anteprima, considerando le ultime due novità della settimana scorsa che erano proprio sconvolgenti. Anche questa sera ho da proporvi una miriade, non scherzo, una miriade di cose interessantissime, cose bellissime, cose anche meno belle, che vanno prese sempre col sottinteso appunto della novità discografica, che è molto molto importante. Vi ricordo Tavanota, il programma che va in onda il mercoledì alle 21 appunto da TV a 40, e mi raccomando di seguire sempre con attenzione anche le repliche del programma che vanno in onda in altri orari, appunto seguendo sempre l'emittente in tutti i suoi orari. Ricapitoliamo, rientriamo nei ranghi appunto di quello che ci offre il nostro bel paese sotto la dimensione rock. Vorrei segnalare un gruppo appunto di ragazzi, ci sono tantissimi gruppi e sempre io devo fare tutti i miei le mie riverenze, i miei complimenti a chi
studia, chi si chiude in cantina per ore e ore, cerca di preparare dei progetti che normalmente in più dei casi vanno a finire tutti male per colpa di un condizionamento discografico non adeguato, per colpa di tante strutture, per colpa di tantissima gente che sta al posto sbagliato, al momento sbagliato, purtroppo in questo ciclo storico italiano dove non si può fare più di tanto, insomma, lo dico per tutti i settori, per quanto riguarda la letteratura, la poesia, l'arte, la pittura in genere, e tutta la gente che vorrebbe dire qualche cosa, non ci sono spazi per poterlo dire, e ci vogliono anni e anni di sofferenza, come sono stati per me, per poi poter dire qualcosa, insomma è molto molto dura, dunque vanno sempre spinti i giovani oggi. Questo è un nuovo gruppo romano, si chiamano gli Attica e ci propongono questo pezzo, andiamo a sentire gli Attica. Vi è piaciuta la nostra top 5? Quali sono secondo voi i momenti migliori in cui Richard Benson è uscito dal personaggio? Non dimenticate di scriverceli nei commenti. Ciao, grazie ancora.